Sarà stato forse il tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco. Dove sono le tue mani? Nascerà e non avrà paura il nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà Futura, oh, il suo nome detto questa notte mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti. Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepe. Di più, muoviti più in fretta, di più. Senza avere paura domani. La meravigliosa Futura di Lucio Dalla qua su Radio Roma Futura, una sonorità meravigliosa del grande Lucio che secondo me ci ha lasciato troppo presto. Le ore invece 21:55, ritroviamo per la prima volta qui a Club de Football. Io lo presento come un giornalista, quindi Moro, abbiamo una voce importante. Esattamente. Altro conduttore di A Testa Alta, questa grande trasmissione che ha preso ormai piede da qui a 3 settimane, che è cominciata a grandissimi ascolti, e quindi lo annunciamo con un applauso, il conduttore di A Testa Alta qua su Radio Roma Futura, Alessandro Cozza. Buonasera Alessandro. Ciao ragazzi, buonasera. Allora Alessandro, benvenuto innanzitutto a Club de Football. Noi ovviamente conosciamo la tua fede calcistica, ma non la svegliamo. Però comunque più che altro adesso ti volevo chiedere in apertura, poi ci arriviamo piano piano insieme, ti volevo chiedere di questa Serie A
visto che è la prima volta che ti abbiamo qui, il nostro ospite in collegamento telefonico, ti chiedo che Serie A fino adesso è stata, secondo te? È stata una Serie A che purtroppo per lo spettacolo, diciamo, che ha un po' rispettato i pronostici. La Juventus trita tutto, vince sempre, e le altre sono costrette a vincere qualsiasi partita, come sarà costretta a vincere la Roma anche questo weekend, e sperare in un passo falso, perché altrimenti la flotta di Allegri è troppo più forte di tutte le altre, secondo me. E dai blocchi di partenza, insomma, si capiva già a settembre, la cosa è pensata per vincere la Champions, quindi deve essere per forza di cose più forti delle altre italiane. Senti Alessandro, allora qua con me in studio c'è anche Davide Moroni, che adesso ti farà anche lui una domanda. Appunto, ti volevo chiedere di una gara in particolare, senza ovviamente ancora svelare la sua fede calcistica, no Davide? Ti volevo chiedere una partita in particolare, ovvero Sassuolo-Milan, no? Perché comunque è una partita per il Milan che è un crocevia. Abbiamo ristretto il campo, o solo del Sassuolo o solo del Milan. Esatto. O se del Sassuolo o del Milan. Però sappiamo che il presidente del Sassuolo, tra l'altro, è grande tifoso del Milan, quindi insomma rimaniamo sempre in quell'ambito. Allora, io direi più che altro ci concentriamo quindi sul Milan e ti chiedo, questa è una gara che è un crocevia, no, per il Milan, per l'Europa? È una gara che non croce via, più che altro perché il Sassuolo da quando è in Serie A in realtà è bestia mia per Milan, nel senso che noi sia in casa che in trasferta è una partita che non mi chiedete perché è una di quelle cose che non ha spiegazioni, soffriamo. E ci è costata l'Europa già due anni fa, e sì, è sicuramente una partita importante, lo era domenica scorsa con la Fiorentina, lo è sicuramente anche questa domenica. Purtroppo continuano ad esserci assenze importanti, al di là di Bonaventura che ormai ci ha lasciato per tutta la stagione, quella di Romagnoli è un'altra assenza importante, però anche in questo caso, insomma, per arrivare in Europa chi insegue l'Inter e la Lazio in questo momento deve vincere, e quindi anche il Milan domenica è chiamato a fare i tre punti senza possibilità alternative. Senti, ti volevo fare una domanda invece quanto riguarda il mercato, perché il Milan sembra già attivo. Si parla di Honda, che forse è fatta per cedere forse il giocatore al Seattle, però Galliani ha smentito dicendo no, dice resterà fino a fine contratto, dice un giocatore che può ancora fare bene per la società. A te ti piace Honda oppure si può anche cedere? Allora, Honda è un grande mistero, nel senso che l'anno scorso premetto che a me personalmente non è mai piaciuto, non mi ha mai entusiasmato, e da tifoso nostalgico anche vedere la maglia numero 10 sulle sue spalle un po' mi fa un certo effetto. Dopodiché è veramente un mistero, nel senso che fino a quest'estate era considerato un punto fermo, anche l'anno scorso, insomma, ha giocato tanto, due anni fa con Mihajlovic ancora di più, e poi invece quest'anno non si è praticamente mai visto in campo, pochissimo in Coppa Italia, in campionato praticamente mai, Suso non esce mai dal campo, oggettivamente è un mistero da come sia passato, insomma, appunto inamovibile a panchinario fisso. Io dovessi dire la verità, sarei assolutamente disposto e pronto a cederlo. È vero che in questo momento il Milan non ha grandi alternative, perché davanti, mancando Bonaventura, Niang è stato venduto, Bacca e la Padula, insomma, stanno attraversando un momento un po' così, esclusi Benufeu e Suso, che in questo momento sono intoccabili, insomma, grandi alternative non ce ne sono, quindi probabilmente bisognerà fare anche un po' una valutazione di questo genere, capire quanto serva anche da un punto di vista numerico. È vero che il Milan ha una sola competizione, perché gioca solo in campionato, però è vero anche che alternative a Suso per esempio non ce ne sono, e si può stare che una domenica sia squalificato, si può stare che abbia semplicemente bisogno di rifiatare una giornata, quindi forse questo è il momento meno indicato per fare una cessione del genere. Dopodiché io penso che quando arriverà il mercato estivo sia una pedina sul quale si possa fare il mercato in uscita tranquillamente, anche perché ancora oggi, insomma, grandi certezze sul futuro del Milan non ce ne sono.
quindi che si dovesse fare un'altra sessione di mercato in cui si compra solo con i soldi che si ottengono dalle cessioni, probabilmente Onda dovrà essere uno di quelli. Mm-hmm. E insomma, un po' introduci la prossima domanda che volevo farti, dicendo che insomma Bacca vuole rimanere, ha rifiutato la Cina, la sua proposta molto molto ricca, e proprio parlando della Cina sembra che questo closing è davvero alle strette, ci stiamo arrivando, dice Berlusconi, ha risposto a un tifoso che gli diceva resta con noi, dice no, oramai è fatta, dice il 3 marzo arriverà questo, finalmente questo closing. Tu cosa ne pensi? È un passaggio comunque obbligatorio per questa, per il campionato italiano, queste società che vengono comprate dai grandi magnati o americani o cinesi, la stessa Supercoppa italiana, mano agli sceicchi, oppure sei un po' contrario? Guarda, allora, intanto permettimi di fare una piccola parentesi su Bacca, perché secondo me è un giocatore che in questo Milan deve giocare sempre, nel senso che soprattutto nel momento in cui il Milan sceglie di giocare con un modulo che prevede due esterni come De Rufeu e Suso, che sono due giocatori esterni che giocano a piedi invertito, diciamo, come si dice in gergo, quindi Suso che è tutto sinistro gioca a destra e De Rufeu fa il contrario, avere una persona come Bacca dentro l'area di rigore che è pronto e veloce dentro negli ultimi 11 metri, secondo me è fondamentale. Quindi io capisco che insomma al momento di forma non sia magari dei migliori, però lo farei giocare sempre. E per quanto riguarda il closing, ormai è una storia che stiamo seguendo da tanto tempo e si sarebbe dovuto già concludere qualche tempo fa. Io mi auguro che tutto quello che noi sentiamo e leggiamo sui giornali poi effettivamente si concretizzi e che il 3 marzo effettivamente si possa scrivere la parola fine un po' di questa telenovela. Sul fatto che sia giusto oppure no, onestamente non saprei darti una risposta. Sicuramente c'è una crisi generale del calcio italiano e il fatto stesso che poi si cerchi di fare le finali delle competizioni nazionali all'estero forse è anche un segnale del fatto che si sta cercando di vendere un prodotto, quello del calcio italiano, che probabilmente attira sempre di meno. Quindi quando si trovano investitori esteri che sono pronti a metterci i soldi, come insomma stanno dimostrando sia i Pallotta a Roma che all'Inter, io credo che siano occasioni da perdere. Personalmente non mi piace tanto, personalmente non è una storia che mi appassiona, quella del presidente cinese piuttosto che americano piuttosto che russo che compra la società e investe, perché è sempre un'operazione di marketing e commerciale e sempre poco passionale, poco da tifoso o da chi vive veramente il calcio stando al campo tutti i giorni. Però bisogna fare i conti con la realtà, bisogna fare i conti con la realtà economica e oggi la famiglia Berlusconi non è più in grado, non lo è da qualche anno, visto insomma i risultati e il mercato che fa il Milan, per oggi non è più in grado di portare avanti e di gestire la società, quindi probabilmente è l'unica via da seguire. Senti Alessandro, allora abbiamo capito ormai che la tua fede è rossonera, no? Ci siamo quindi non sono del Sassuolo, scoperto. Non sei del Sassuolo. Poi salutiamo il presidente Squinzi del Sassuolo, che anche lui è tifoso del Milan. Allora, l'ultima domanda che ti volevo fare riguardo alla Serie A e al Milan era quella appunto che, siccome si sta ormai concentrando tutto sulla lotta per l'Europa League, perché questa è la verità, allora sarà sicuramente una sfida affascinante tra 4, massimo 5 squadre se la Fiorentina non continua ad andare giù. Quindi diciamo che il Milan in questo momento, se ti faccio la domanda, secondo te saranno decisivi gli scontri diretti a questo punto? Assolutamente sì, saranno decisivi. Io personalmente penso che Milan e Inter abbiano un organico superiore rispetto agli altri. Certo, l'Atalanta è una sorpresa, l'Atalanta è una sorpresa che ormai non è più una sorpresa, nel senso che è una sorpresa per la stagione, ma a questo punto dell'anno è una realtà con la quale bisognerà fare i conti. Un piccolo Leicester, diciamo, di quest'anno in Serie A. A proposito, permettetemi di aprire una parentesi su Ranieri, non so se lo avete già fatto o lo farete. Sì, l'abbiamo in avanti. Sì, fai benissimo comunque.
veramente, io penso che sia qualcosa veramente di scandaloso, è proprio, cioè, uso il termine scandaloso apposta, perché pensare di licenziare un allenatore che ti ha fatto vincere il campionato, che ti ha fatto superare